Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di Chica di Five Nights at Freddy's. Allora, un personaggio veramente molto pauroso e, come potete capire e saper già, ha la forma di una specie di pupazzone veramente grande, infatti un animatronic. Infatti Chica è uno dei principali antagonisti di Five Nights at Freddy's. Infatti questa persona qui, comunque questo animatronic, cercherà di uccidere il guardiano notturno. Come tutti gli altri nemici, tornerà normale appena raggiunte le 6 del mattino. Tra i numerosi capitoli della serie in cui appare questo personaggio, fa veramente molte apparizioni. Il suo aspetto ha un aspetto da una gallina antropomorfa e animatronica di colore giallo brillante, con una testa di forma sferica con un becco arancione, occhi color magenta e con un sopracciglia nere. Indossa un bavaglino bianco con su scritto Let's Eat, ovvero mangiamo, con le lettere di colore giallo con i contorni viola, circondata da coriandoli rossi e blu. Sul palco porta un cupcake rosa con due grandi occhi gialli e un paio di dentini. Quando Chica inizia a muoversi, il suo cupcake scomparirà. Non si sa il perché. Come molti altri animatroniche della Freddy Fazbear Pizza, ha solo una fila di denti a forma di piccoli blocchi che spuntano solo dalla fila anteriore del suo becco. Com'è il comportamento di questo Chica? Questo è il percorso che fa Chica per arrivare all'ufficio, che generalmente si dirige immediatamente verso la posizione del giocatore, proprio come fa Bonnie, ma lei vaga anche nella cucina e nei bagni. Al contrario di Bonnie, Chica si presenterà alla porta meno spesso, ma in genere, se si trova davanti alla porta, si sofferma lì per qualche minuto per far usare l'energia. Invece Bonnie si presenterà molto più spesso, ma se ne andrà via più velocemente di Chica. Come gli altri animatronic, anche Chica diventerà più aggressiva con il passare delle notti. Insieme all'aggressività, aumenterà anche nell'arco di tempo in cui Chica resterà davanti alla porta d'ufficio. Se il giocatore non riesce a chiudere la porta mentre Chica è alla finestra, poco tempo dopo entrerà nell'ufficio e si nasconderà, e quando il guardiano notturno riattiverà il monitor, si vedrà Chica che urlerà contro il giocatore, così uccidendolo sul colpo. Appena arrivata la notte, Chica inizierà a contorcere la propria testa in modo sovrannaturale se girata sull'angolo sinistro dell'ufficio. Per sapere quando Chica è nella cucina, basta andare a vedere la telecamera della cucina, che è disabilitata, e se si sentirà un rumore di pentole che cadono per terra, vuol dire che Chica è in quella stanza. Vediamo alcune curiosità riguardante questo Chica. Infatti Chica è spesso il secondo animatronic a muoversi dopo Bonnie, anche se a volte lascia il palco prima di Bonnie, soprattutto nelle notti successive. Fanno entrambi un rumore strano, quasi simile al gemito che si può sentire quando arrivano in prossimità o all'interno dell'ufficio stesso. Ci sono molte teorie che affermano questo, tra le teorie che hanno ipnotizzato che la voce appartiene a Photoguy, che i denti e la voce simile a quella umana potrebbe essere della bambina che faceva parte dei Joy bambini uccisi in L'incidente dei 5 bambini. Tuttavia, come accennato in precedenza, i denti dentro la bocca di Chica appartengono al suo esoscheletro e sono presenti anche in ogni altro animatronic. Inoltre, il suono che emette potrebbe semplicemente venire dalla casella vocale artificiale, malfunzionato, per il fatto che gli animatronic sono quasi qui da più di 20 anni ormai che vengono mantenuti in buone condizioni. Tuttavia, sembra improbabile che una casella vocale può imitare tali suoni organici, anche se la casella vocale era difettosa. Diciamo che è il primo personaggio femminile a essere presente nel gioco. Infatti, come sappiamo, nell'ultimo Five Nights at Freddy's Security Breach abbiamo un'altra persona, un'altra entità, di nome Vanni, che ho fatto veramente altri video su questo canale, che se siete persi andateli a vedere perché sono veramente molto interessanti. Il bavaglino di Chica è l'unico costume con un testo del gioco, veramente. Se si guarda Chica mentre lei è nel corridoio a destra, si
Si può vedere che lei sembra avere una sorta di cucitura sul braccio destro. Infatti ora andiamo a analizzare un pochettino le foto che possiamo trovare su Chica. Come possiamo vedere, Chica è un personaggio veramente cattivo. Si vede che è un animatronic con scritto Let's Eat. Ha un bel bavaglino, sembra quasi colorato con altre parti di colore. La torta che viene servita sembra finta. Infatti, come possiamo vedere, la candelina che ha comunque sopra la torta sembra finta, non è un fuoco vero. È tutta una messa in scena, come possiamo vedere. Fa parte proprio del personaggio di Chica. Inoltre, anche la stessa torta che ci viene, diciamo, offerta ha una faccia e due denti, come possiamo vedere. Ha due occhi che ci guardano dritti negli occhi, anche quella. Ma quindi fa pensare, anche la torta è un animatronic. E anche la torta che ci fa brutti scherzi non è solamente Chica. Come possiamo vedere, e come vi ho già detto all'inizio, ha i denti solamente nella parte inferiore. Nella parte superiore possiede 5 denti, ma veramente poco affilati. Infatti si dice che quando Chica comunque ti prende, non ti fa molto male, perché non ha tutta questa forza da ucciderti all'istante. Fa veramente paura comunque trovarselo davanti, ma non è uno dei personaggi più paurosi o comunque più spaventosi della serie. Infatti tutti gli altri animatronic hanno denti molto più aguzzi. Infatti ci sono veramente tanti personaggi che dicono di essere sopravvissuti proprio da Chica o comunque da un attacco di Chica. Anche nell'ultimo gioco di Final Fantasy Security Breach, le persone che vengono catturate da questo Chica sopravvivono alcune volte. Dipende però da come gli gira in quel personaggio, perché ci sono dei momenti che ti uccide al primo colpo e dei momenti che magari un pochettino ti risparmia, però che ti ferisce solamente. Sono cose che capitano casualmente, però c'è una probabilità del 47% che ti uccida, quindi non è neanche tanto alta. Il resto potrebbe anche risparmiarti, però, a quel che so, è sempre meglio non trovarsela davanti, perché come potete vedere, ha anche due occhi che sembrano quasi ipnotizzarti da come ti guarda. Ragazzi, siamo giunti alla fine di questo video. Siamo andati ad analizzare questa gallina di nome Chica, gallina diciamo mutiforme. Ditemi cosa ne pensate di questa gallina, se avete mai trovata in Five Nights at Freddy's, in qualsiasi, perché sto parlando più o meno di qualsiasi Five Nights at Freddy's, tranne i primi ovviamente. Ragazzi, siamo giunti alla fine del video. Come sempre vi ricordo che qui al centro vi iscrivete al mio canale. Adesso trovate il mio ultimo video che ho fatto di recente, veramente molto interessante. E a sinistra trovate una playlist che ho creato appositamente per voi. Quindi mi raccomando ragazzi, rimanete sintonizzati su Mattimito. Andatevi a vedere gli altri video e noi ci becchiamo al prossimo video. Ciao ciao!